ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale Times Gadget. Oggi in questa nuova video recensione andiamo a vedere finalmente il nuovo Zaino da Thule che vi ho portato in questi giorni su Instagram con varie storie, con varie foto, e parliamo del nuovo Crossover 2. Uno zaino davvero, vi anticipo già, fantastico, fenomenale. Perché? Perché è molto molto comodo, ha tantissime tasche, tantissimi scompartimenti per i nostri gadget tecnologici, ha tantissimi spazi e scompartimenti anche per tanti altri gadget che non sono comunque tecnologici, ed è studiato davvero molto molto bene. Io lo sto testando, lo sto provando da circa 2 settimane, l'ho portato con me tutti i giorni per lavoro in giro in città, l'ho portato anche con me 2-3 giorni in viaggio, e vi posso dire che è molto molto bello, soprattutto molto comodo. Non è uno zaino, questo qui ve lo già anticipare, dedicato alla fotografia, perché non ha scompartimenti appositi pensati per gli obiettivi o per la fotocamera, però ha tanti altri scompartimenti che sono utilissimi. Ha scompartimento per il laptop, per il tablet, per le book reader, per il giornale, ha tantissimi scompartimenti interni divisi in maniera davvero molto molto intelligente e soprattutto molto utili. Vi parto già subito con il farvi vedere prima di tutto la parte esterna. La parte anteriore è quella che mi è piaciuta, oltre che le taschine. Quello che mi è piaciuto di questo zaino è proprio il materiale, perché abbiamo un materiale che è diciamo ruvido. Tutti questi puntini che vedete sono in rilievo e sentite anche il rumore. Questo tipo di rumore vi fa capire quanto sia ruvida la parte, tutta la superficie esterna, e questo qui è un pregio. Perché? Perché questo zaino, grazie a questo tipo di materiale di ottima qualità davvero, non si va mai a rigare, non si va mai a rigare quando ci passiamo così con le unghie e con le dita, non si va mai a rigare, e a me mi è anche capitato quando andiamo a strusciare su una parete o su una qualsiasi altra superficie. Anche la parte posteriore l'ho apprezzata parecchio, perché è tutta dello stesso materiale, è facile da pulire perché è anche resistente all'acqua e non si va mai a graffiare o a sporcare troppo, e non trattene neanche tanto la polvere. Questo qui è una cosa in particolare che ho notato e che non hanno tutti gli altri zaini, specialmente gli ultimi zaini di ultima generazione hanno materiali molto particolari, però che con il tempo si vanno a graffiare velocemente, mentre qui devo dire l'azienda ha pensato anche a questo piccolo dettaglio. Prima di andare a vedere però il resto, volevo anche anticiparvi e ricordarvi che questa versione della Thule Crossover 2 lo potete trovare sia in versione da 30 litri che in versione da 20 litri. Questa qui, la mia, è la versione da 30 litri, quella più grande. La versione da 20 cambia veramente di poco, cambia per quanto riguarda la predisposizione, un minimo di predisposizione anteriore e laterale delle taschine, leggermente differente anche perché lo spazio è ridotto e si riduce anche la profondità dello zaino, la larghezza, però comunque abbiamo comunque un'ottima struttura e quasi le stesse taschine interne, anche se chiaramente un po' più piccole. Comunque lo zaino è molto molto compatto, pur se è da 30 litri. Ve lo faccio vedere anche la schiena come sta, perché ho avuto giustamente alcuni utenti che mi hanno criticato questa cosa. Io faccio vedere i zaini, poi indosso a me sembrano molto piccoli, sembrano molto compatti, ma comunque perché io poi sono una persona abbastanza alta e quindi anche queste versioni da 30 litri risultano molto molto compatte indosso a me. Infatti per questo motivo vi posto tutti i link qui sotto in descrizione, non solo allo store della Thule, ma anche allo store di Amazon, e vi posto anche tutte le misure di questo prodotto. Vedete però come sta alla schiena, è uno zaino molto molto compatto, molto aderente soprattutto qui alla schiena, scarica benissimo il peso. Ho fatto caso che anche utilizzandolo per tanto tempo, portandolo con me anche in viaggio e camminandoci parecchio, a pieno carico non fa mai male qui sotto la schiena. La parte bassa della schiena è una parte che a me fa male spesso con alcuni zaini, perché tutto il peso va a scaricare in basso, perché i zaini tendono a fare questo sistema qui, in questa maniera, tendono a spingere la parte bassa. Invece questo zaino scarica il peso esattamente in verticale, e questa qui devo dire è una cosa che ho apprezzato. Oltretutto vedete come si tiene anche in piedi, sembra una cosa stupida ma molti zaini non riescono a tenersi in piedi perché non sono mai ben equilibrati, ed è una cosa molto molto utile, perché quando siamo con noi in viaggio lo portiamo anche con noi in giro per lavoro, non appena lo posiamo siamo tranquilli che lo zaino non va a ribaltarsi avanti o indietro, che molte volte i zaini cascano indietro o cascano in avanti e andiamo poi a schiacciare con il peso tutti gli accessori che abbiamo al suo interno. Quindi sotto questo punto di vista mi è piaciuto parecchio. Prima di farvi vedere le parti interne e anteriori, vi voglio far vedere anche la parte posteriore. Proprio parlando di come si tiene la schiena e come è molto molto aderente, volevo anche farvi vedere il profilo di questo zaino interno. Perché guardate questa parte, la parte più alta rimane più interna, più dentro, mentre la parte più bassa, vedete, ha questo leggero, diciamo, sporgenza che va leggermente più a sporgere, perché la parte qui sotto rimane più staccata. Questa qui è una cosa che ho apprezzato, prima di tutto perché è più compatta, ma soprattutto è più morbida, perché all'interno abbiamo più spessore e quindi è molto più
morbido, scarica molto meglio il peso e soprattutto questo tipo di rigonfiamento, questo tipo di design fa sì che lo zaino sia perfettamente attaccato alla schiena, ma soprattutto quando va a scaricare il peso e quindi schiaccia sulla parte bassa della schiena non ci fa male, perché questa parte è tutta decisamente molto molto imbottita ed è una cosa che non pensano poi tutti gli zaini. Ve lo faccio vedere anche in questa maniera. Mi è piaciuto anche in particolar modo tutta la sua trapunta interna, tutta traforata, quindi non fa sudare la schiena, trapassa molto bene l'aria. Purtroppo non abbiamo le due ali che possono far passare l'aria, possono far circolare meglio l'aria, come abbiamo su altri modelli. Però avendo questa linea si va a staccare lo zaino alla parte alta e quindi non ci fa mai sudare la schiena. Nella parte invece centrale, sempre questa qui posteriore, abbiamo la cinghia per andare a infilarlo nei trolley, molto comodo quando viaggiate e portate con voi anche un trolley. Le tracolle sono davvero fatte molto molto bene. Purtroppo non abbiamo la cinghia alta e la cinghia bassa per andare a far scaricare il peso. Forse la cinghia alta era quella che avrei preferito e speravo che ci fosse, perché comunque è una cinghia che, anche se non la bottoniamo sempre, anche se non la allacciamo sempre, è molto comoda quando portiamo lo zaino a pieno carico, perché comunque non va a influire il peso sulle spalle e quindi non ce le fa allargare e non fa scaricare tutto il peso sulle spalle, ma lo scarica tramite le tracolle. Però mi sono piaciute queste tracolle perché? Perché sono totalmente traforate internamente, quindi Non vi fanno sudare le spalle, traspirano bene e soprattutto si asciugano molto velocemente, perché se vi capita, soprattutto con questo tempo, in questi giorni, di far bagnare lo zaino e se vi si bagnano le tracolle, essendo traforate sia nella parte qui sopra, qua davanti, esterna, ma anche in tutta quella interna, riescono ad asciugarsi molto molto rapidamente. E questa qui è una cosa importante, perché quando vi si bagnano delle volte, se avete già i vestiti asciutti e le tracolle poi le avete bagnate, vi si ribagnano un'altra volta le spalle e vi si possono ribagnare anche i vestiti. Questa qui è una cosa da non sottovalutare. Oltre alla parte però posteriore, andiamo a vedere, prima di andare a vedere tutte le tasche anteriori, partiamo da quelle laterali. Qui abbiamo due tasche laterali uguali esteticamente nella parte esterna, ma un po' differenti nella parte interna. Infatti quando andiamo ad aprire la parte destra andiamo a trovare una tasca, diciamo, abbastanza semplice ma molto utile, perché all'interno possiamo mettere o il nostro ombrellino, io porto con me l'ombrellino dato che in questi giorni di pioggia non si sa mai, ma è una tasca molto comoda perché è abbastanza larga. Abbiamo da questa parte la retina, che serve per non far scivolare o per non far cadere le cose quando la andiamo ad aprire. Soprattutto è molto comoda perché può essere mantenuta sia aperta ma anche chiusa con all'interno delle borracce o delle bottiglie. Infatti è una tasca abbastanza ampia, poi oltretutto non abbiamo un vero e proprio pannello dietro rigido, quindi può andare anche un po' all'interno. Non va a far danno agli oggetti perché il computer ce l'abbiamo leggermente più spostato verso l'interno e quindi anche quando mettete le bottigliette o se avete anche delle borracce più compatte riuscite perfino a chiudere la zip e quindi non far vedere nulla esternamente. È una tasca comunque secondo me molto comoda, soprattutto perché rispetto agli altri zaini potete scegliere se portarla aperta, se avete una bottiglia o per esempio anche un cavalletto leggermente più alto e quindi la portate aperta in questa maniera, oppure se avete qualcosa di più compatto lo potete anche richiudere e la potete quindi utilizzare sia per ombrelli o per bottiglie, ma anche per portare qualsiasi altro gadget. Mentre da quest'altra parte abbiamo lo stesso tipo di tasca nella parte esterna, anche se qui cambia qualcosina, ma internamente adesso ve la farò vedere, è anche decisamente differente. Vi faccio vedere, prima di farvi vedere quest'ala a sinistra, vi faccio vedere anche che qui abbiamo una piccola taschina decisamente nascosta, molto nascosta. E devo dire è utile perché la potete utilizzare, la potete anche accedere direttamente in questa maniera. Quando vi fate girare lo zaino in questa maniera, qui avete una taschina comodissima. È una piccola taschina che serve per portare, non so, con voi il portafoglio, le varie carte di credito, ma anche le carte, per esempio quelle della metro, molto molto meglio, perché quelle carte di credito è meglio tenerle all'interno. Potete portare con voi i bigliettini. Comunque una taschina piccola abbastanza, anzi devo dire che di altezza misura circa più di 10-12 cm, quindi abbastanza alta. È tutta questa qui, internamente tutta foderata in blu, tutto lo zaino internamente foderato in blu, ed è molto comoda perché comunque essendo nascosta non è neanche poi molto facile da accedere esternamente, quindi non è facile che vi possano rubare o accedere alle cose al suo interno. Oltre a questo, nella parte qui laterale abbiamo quest'altra tasca che esternamente, come vi dicevo, è molto simile all'altra parte, però quando la andiamo ad aprire, oltre ad avere la classica, diamo, retina che serve per non far scivolare le cose fuori, abbiamo anche un'altra tasca che per me è la prima volta che mi capita di avere una tasca di questo genere e di vedere che l'azienda pensa anche a questi piccoli particolari. Qui abbiamo una taschina fatta in questa maniera,
è verticale, all'interno è di questa tasca c'è questa taschina, dove qui abbiamo la protezione per l'RFID, quindi utilissima per, proprio per mettere le vostre carte di credito, ma anche il portafoglio stesso. Se non volete portarlo in tasca, lo volete portare da questa parte, anche perché, come ho fatto vedere prima, passando lo zaino sotto il braccio è molto facile accedere a questa tasca laterale, ed è molto comodo perché all'interno quindi è protetto, e questo vuol dire che non vi possono rubare, per esempio rubare i soldi, rubare i dati solamente avvicinando il telefono, come sta succedendo spesso ora. E questo qui è il primo zaino che mi capita di vedere con questo tipo di tecnologia e con questa attenzione ai dettagli, perfino pensando alle carte di credito e quindi pensando anche a un uso quotidiano, a un uso lavorativo, a un uso business, che è molto molto importante questa cosa. Qui abbiamo chiaramente una taschina che non è del tutto chiusa, però abbiamo questa linguetta che funge da chiusura, quindi non ce la fa alzare, e non capita mai che quando mettiamo la mano andiamo ad intoppare o comunque a prendere la taschina con il dito. Quindi davvero un ottimo lavoro sotto questo aspetto. Andiamo a chiudere questa parte, anche perché qui non porto con me nient'altro. Ah no, porto con me, oltre che alcune tessere qui dentro, le cuffiette della Samsung, perché è una tasca comunque, come dicevo, comoda. Quindi se volete portare con voi qualche accessorio da poter accedere subito, è molto comodo perché lo fate girare qui sotto il braccio e quindi poter prendere le vostre cuffiette, il vostro ombrellino o qualsiasi altro accessorio. Andiamo nella parte invece anteriore, dove andiamo a trovare tante tante tasche. Allora, una cosa che non vi ho fatto vedere, ci sono queste bande qui davanti che sono in, penso che siano in plastica ma gommata, servono per non andare a far strusciare la parte anteriore dello zaino e anche per leggermente attutire l'urto o comunque quando si va a ribaltare avanti lo zaino. Mi sono rimaste comode perché sembra una stupidaggine, ma pur essendo molto piccole e poco in rilievo, comunque non fanno rigare la parte davanti dello zaino, soprattutto quando lo strusciate verso un muro, verso una parete, se vi capita di strusciarlo da qualche parte, quando ce l'avete dietro la schiena, questi qui vi salvano un po' la parte davanti. Mi è piaciuto il logo della Thule, totalmente in metallo, sono quei piccoli particolari che poi fanno la differenza. E poi qui invece davanti, e ve la giro in questa maniera perché questa tasca è abbastanza particolare, abbiamo una tasca piena di taschine. Questo zaino si differenzia dagli altri per avere una miriade di taschini e una miriade di divisioni. Ve lo faccio vedere in questa maniera. Allora, qui abbiamo, ve lo rimetto così, allora qui abbiamo la parte, la tasca superiore, che è questa qui, che è una grande, è una tasca spaziosa abbastanza, dove io all'interno poi con me porto sempre l'hub della Strategy, USB Type-C, utilissima ormai, diventata necessaria e quasi essenziale per utilizzare i Mac, per utilizzare anche le varie porte USB, ma anche soprattutto lettori di carte. Poi porto con me due cavi, un cavetto della Lightproof, utilissimo anche questo perché è resistente all'acqua, è compatto. Le cuffie, le mie cuffiette, che le porto con me ormai da quando uso il Pixel, uso queste qui anche originali. L'altro cavo della Lightproof, perché è molto comodo anche avendolo in versione Lightning oltre che USB. E poi non porto più nulla in questa, che è la tasca principale, che è quella un po' più larga. Oltre a questa invece poi, nella parte esterna, vedete com'è fatta? In questa parte, dato che non si può allargare di più questa parte anteriore, abbiamo tutta una serie di taschine. Abbiamo due taschine qui piccole che vanno un po' a prendere quasi tutta la larghezza di quella tasca grande che ho fatto vedere prima. Abbiamo ben 6 portapenne differenti anteriormente qui nella parte anteriore. Io porto con me solo un paio di penne perché mi vanno più che bene un paio, però in queste taschine poi porto e c'entra perfettamente le batterie della Anker. O questo modello, oppure porto con me anche spesso quello bianco, vi faccio vedere di solito, comunque ha una larghezza di circa 6-7 cm, o anzi forse qualcosina in più, le due taschine che abbiamo anteriormente, mentre dall'altra parte porto le altre cuffiette con il jack, dato che queste qui sono quelle della KG, che uso anche con il Note, ma le posso usare anche con il computer, dato che quelle altre hanno la porta USB Type-C. I bigliettini, anzi più che altro i figurini di Times Gadget, che se vi piacciono ve li mando a regalare qualcuno, oppure ve li posso anche regalare insieme ai vari giveaway che farò. E poi non ho più niente da questa parte, mentre nella parte bassa, internamente qui, la particolarità è che abbiamo anche delle portachiavi fatti davvero molto molto bene. Mi sono piaciuti per tanti diversi aspetti, perché oltre al portapenne hanno pensato anche a mettere dei piccoli portachiavi centrali e laterali per riuscire ad attaccare le chiavi al volo e quindi non perdere mai e non doverle mettere all'interno di altre tasche con gli altri oggetti. Nella parte invece qui sopra andiamo invece un'altra taschina molto utile perché è in rete e quindi possiamo sempre vedere che cosa abbiamo al suo interno. Qui invece porto con me tutte le varie penne USB, cavi, cavetti, adattatori
carte Penna Satechi e Penna SanDisk per lettore di carte. Questa qui invece è la SanDisk Expand per utilizzarla con l'iPhone. Poi porto con me altre penne USB di tutti i tipi e card di espansione di memoria per la fotocamera, adattatore Rode per il microfono e poi porto con me anche la penna SanDisk. Questa qui è quella utile perché è doppia penna. Questo qui secondo me è uno dei migliori regali che potete fare a Natale perché è davvero molto molto utile. Da questa parte abbiamo la porta USB Type-C, mentre da quest'altra abbiamo con uno slide verso sinistra o verso destra la porta USB normale, quindi la potete far leggere e attaccarla sia ai telefoni di ultima generazione ma anche ai laptop. E poi porto anche l'adattatore per il Pixel 3 che è molto molto bello. Questo qui mi è piaciuto particolarmente perché è una linea molto semplice, molto minimale, soprattutto è funzionale e abbiamo questo beccuccio qui sotto del connettore che è molto sottile e riesce a essere utilizzato con tutte le cover che provo. Oltre a questo qui dentro poi non porto nulla, però comunque è una tasca abbastanza ampia anche perché è orizzontale ed è alta circa un 6-7 cm, quindi fatto davvero molto molto bene. Oltretutto questa parte anteriore è quasi anche semirigida, proprio lo zaino è molto compatto, molto solido e quindi non vi dovete neanche preoccupare che si vadano a schiacciare le cose, perché comunque è una tasca semirigida e difficile perfino andarla a piegare o ad aprire, e questo qui da una parte l'ho apprezzato. Nella parte invece alta andiamo a trovare un'altra tasca, questa qui invece è totalmente rigida e serve per portare con voi per esempio gli occhiali, ma io porto con me anche un telefono, perché guardate come è fatta, non è come tutte le altre tasche che abbiamo visto per esempio sugli altri tool, perché da questa parte, questa tasca internamente, si chiama Safe Zone e troviamo anche la targhettina qui dentro, è divisa in due scompartimenti con un separé che non è nient'altro che un'altra tasca che si apre con lo zip, in questa maniera. Qui porto con me all'interno di questa zip la bustina con tutti gli adattatori per le SIM e spillino per le micro SIM, che ormai è obbligatorio con tutti questi telefoni che hanno solo i carrellini, mentre nella parte anteriore, che questa qui è quella rigida, quindi adatta per mettere telefoni, occhiali, ma anche cose delicate, infatti qui all'interno porto anche la nuova lente che sto provando proprio in questi giorni della Rhinoshield. Molto utile devo dire ragazzi, particolare anche se ha qualche neo, poi nei prossimi giorni vi ci farò la recensione, però vedete come queste taschine servono per portare con voi prodotti da poter prendere velocemente ma comunque farli rimanere ben coperti e non farli rovinare, perché questa qui è una tasca totalmente rigida quindi non può essere neanche schiacciata o compressa. Poi porto con me chiaramente il documento nella parte esterna e il bigliettino da visita con il porta bigliettini della MAO, ormai è un classico, vi faccio vedere in tutti gli zaini, li porto con me sempre ma sono essenziali per lavoro. E poi abbiamo la tasca interna, questa qui perché è divisa da questa tasca. Si è attivato Siri, scusatemi, ma ho sentito parlare qualche cosa ma non capivo, perché qui porto l'iPhone con me, è il secondo, terzo telefono, a seconda poi dei telefoni che provo, però il secondo, terzo telefono lo porto sempre in questa tasca perché comunque è molto comoda, è di facile accesso e sono sicuro che il telefono non si faccia nulla perché ha una tasca totalmente sua e anche internamente è tutta totalmente rigida, non solo la parte esterna, quindi anche se avete oggetti all'interno che possono andare a comprimere, comunque i vostri oggetti in questa tasca sono sicuramente al sicuro. Ve la faccio rivedere perché è davvero fatta molto molto bene. Qui abbiamo la separazione e poi qui abbiamo la taschina interna e le due tasche totalmente rivestite in velluto, in tessuto sì penso, e sono molto buone perché comunque non vanno neanche a faricare, per esempio se avete i telefoni o portate con voi anche gli occhiali li potete portare anche senza custodia perché comunque la parte interna è totalmente rivestita in tessuto e quindi non si vanno neanche a graffiare. Ma andiamo adesso a richiudere la parte, questa qui è superiore, la taschina che vi ho fatto vedere, perché andiamo ad accedere invece alla tasca centrale, alla tasca quella principale, che è questa qui. Un'altra cosa che ho apprezzato è che tutte le tasche, quelle più grandi, sia quella per laptop, che questa qui più grande, che questa anteriore, hanno due zip. E questo qui vi permette di poter aprire lo zaino sia da una parte che da un'altra, e quindi portarvi le zip a seconda di dove volete o di come utilizzate di più lo zaino. Se per esempio lo utilizzate spesso con la spalla solo destra, vi consiglio di portarle da questa parte, in modo tale che non avete l'apertura dall'altra parte. E nelle grandi città questa qui è una cosa a cui faccio caso ed è una questione sempre di sicurezza per non farvi aprire le tasche quando avete lo zaino dietro. Questa è una cosa che ho trovato molto molto utile. La tasca centrale devo dire si apre molto di più rispetto a quella anteriore, anche se comunque l'apertura è limitata, però vi faccio vedere che cosa abbiamo all'interno. Allora, essendo 30 litri è davvero spaziosissimo, questa parte qui in centrale entra davvero di tutto. Io porto con me le altre paio di cuffie, queste qui le porto per montaggi video ma anche quando sono in città, quando sono in viaggio mi fanno sempre molto comodo. Parliamo delle Ash della Skullcandy, le Ash 3 wireless, possono essere utilizzate anche con il jack qui sotto, molto interessante.
quanti soprattutto hanno un buon rapporto qualità prezzo, perché intorno alla fascia tra gli 80 e 90 euro questi qui li ritengo fra i migliori. Non hanno un super boost per i bassi, non hanno neanche la cancellazione attiva dei rumori, però comunque sono davvero un ottimo prodotto. Poi sono comode da portare, non vi danno fastidio neanche quando portate il cappello e non si allargano tanto, quindi rimangono molto fasciate e molto aderenti alla testa. Oltre a questo, all'interno dello zaino andiamo a trovare tutta un'altra serie di accessori. La mia bag smart della Thule, che ormai utilizzo su tutti gli zaini, qui all'interno porto ormai davvero tutto, ragazzi, tanti altri accessori, cavi, cavette, pennette, e porto i vari hard disk della SanDisk. Abbiamo sia quello da 1 TB della Western Digital, ma anche quello della SanDisk resistente ad acqua e polvere. Sono i due miei hard disk che porto sempre con me in giro perché li adoro e sono davvero molto molto utili, specialmente pratici, resistenti, ma soprattutto molto veloci, e posso utilizzarli sia con il telefono che con il laptop. Poi all'interno, e questo qui è un altro prodotto della Thule che vi consiglio di acquistare perché è molto molto solido, molto bello, molto utile, soprattutto compatto rispetto a tanti altri bag smart che sono molto grandi e poi alla fine però non hanno degli spazi molto ben studiati. Poi all'interno qui porto un'altra penna della SanDisk, però questa qui è quella wireless, wifi, vi faccio vedere spesso, la utilizzo parecchio per scambiare i dati fra telefoni o anche fra telefono e computer. Un altro spillino per le SIM e un'altra espansione di memoria, e poi l'altro hub, questo qui è quello hub diciamo senza cavo con due porte USB Type-C che utilizzavo fino a un po' di giorni fa, lo utilizzo ancora adesso anche se poi utilizzo spesso quello lì della Satelli. Comunque, io vi posto anche di questa bag smart della Thule il link qui sotto in descrizione, come vi posto tutti i link per acquistarli, questi prodotti su Amazon, di tutti questi gadget che vi sto facendo vedere in questa recensione e che vi sto tirando fuori da questo zaino. Poi porto con me all'interno di questa tasca la confezione, la cover, la custodia con il caricatore per il Mac. Sto utilizzando da un periodo a questa parte, da 2-3 settimane, il caricatore della Satelli. Da quando ve l'ho fatto vedere, da quando l'ho testato e l'ho provato, devo dire mi piace più portarmi questo perché riesco a caricare oltre il computer ben altri 3 device con le porte USB e soprattutto mi è comodo perché lo riesco a attaccare meglio al parete, è molto più flessibile, molto più veloce anche ad attaccare. Non ho il caricatore del Mac che deve essere per forza attaccato a parete con la presa, perché qui abbiamo un altro tipo di prolunga che si attacca, che parte da qui e va verso la parete, e qui abbiamo quindi la presa più piccola, e molte volte quando siamo in giro, in coworking, in bar, in altri locali, è più comodo attaccare una presa così piccola, perché sappiamo la possiamo attaccare un po' ovunque, che attaccare il caricatore del Mac che ha quella patacca, quella padella attaccata alla presa da muro, che delle volte rimane un po' scomoda. Comunque vi posto il link anche di questo caricatore qui sotto, sempre in descrizione. Oltre a questo, lo spazio vedete quant'è. Poi soprattutto una cosa che mi è piaciuta, che vi volevo far vedere una volta quasi svuotato tutto lo zaino, è che abbiamo sia la parte qui davanti, che è una tasca totalmente rivestita in panno, davvero fatta molto molto bene, perché è il porta tablet, porto con me il tablet che sto provando in questi giorni, vi prometto che a breve arriverà la recensione anche di questo Tab S4, porto con me spesse volte anche il tab insieme alla tastiera e al case, perché riesce ad entrare tranquillamente. Ma dall'altra parte, qui nella parte invece dello schienale, abbiamo un altro tipo di tasca simile a questa del tablet, dove però non è rivestita in panno, dove però è utile per mettere ad esempio il giornale, oppure porto con me anche l'agenda per prendere appunti. Questo qui l'ho fatta anche modificare e personalizzare dalla Moleskine con una scritta Times Gadget, vi porto anche, metto i link qui sotto in descrizione, dallo store Moleskine. E poi chiaramente porto con me qualche altro cavo di riserva che non fa mai male, il cavo Anker e il cavo Otterbox, che ormai è diventato un plus anche questo perché è molto molto resistente. Comunque una tasca, un altro scompartimento molto interessante, soprattutto per portare questi tipi di oggetti, che delle volte le agende, gli altri giornali, anche altri documenti da lavoro, non sapete mai dove metterli, mentre qui sono stati divisi l'uno con l'altro e quindi non avete una tascona unica dove poter poi buttare tutto, e delle volte si possono anche andare a rovinare. Avete tutti i vari scompartimenti divisi in maniera molto molto intelligente. Nella parte bassa poi andiamo a trovare la torcia che porto con me anche ultimamente negli zaini, mi fa molto molto comodo, vi posto anche il link qui sotto in descrizione, vi faccio vedere che tipo di torcia è. È una torcia della Nightcore, è una torcia tattica che serve anche per difesa personale ma anche comunque per andare a illuminare, perché fa molta molta luce e poi molto compatta. Abbiamo anche la clippetta qui davanti, qui sopra, per attaccare alla cintura, alla fibbia dei pantaloni, a qualsiasi cosa, la potete anche attaccare allo zaino. E poi abbiamo la semplice custodia con anche qui l'altro attacco con lo strappo per poterla attaccare direttamente con tutta la custodia ai pantaloni. Un prodotto interessante ma anche particolare.
Oltre a questo abbiamo anche la power bank della Otterbox, la porto con me perché questa qui mi riesce ad alimentare anche il Mac e mi fa sempre molto comodo avere un paio di power bank con tutti questi telefoni che poi porto spesso quotidianamente con me. E poi ho di emergenza il classico treppiedi manfrottino, il classico cavalletto piccolo della Manfrotto con la testa a C sopra. Non porto quella lì della Tarion, ma porto questa qui della Shoulder Pot perché ha la C che si va a stringere con la parte qui in alto. Se non vi serve la slitta, allora vi consiglio questa qui, anche perché vi esce anche il manico sotto della Shoulder Pot. Per chi di voi non l'avesse mai visto, vi invito a vedere tutti gli altri video che ho fatto appositamente rivolti alla fotografia con gli smartphone, dove ho fatto vedere tutta questa serie di gadget rivolti agli smartphone sia per i video ma anche per le foto. Oltre a questo, qua dentro, ragazzi, abbiamo finito. Anzi, prima che mi scordavo, qui nella parte alta abbiamo un altro tipo di tasca. Questa qui è un'altra tasca che vi posso dire è molto comoda perché è una tasca nascosta che serve anche per portare con voi un altro telefono o qualche altro accessorio, i documenti. Quando ad esempio avete uno zaino semiaperto oppure lo portate con voi in città, è molto comodo perché oltre alle tasche esterne, questa qui vi protegge le cose a cui tenete di più. In primis i documenti, un altro telefono, il portafoglio, qualsiasi altra cosa. È molto molto utile perché rimane anche leggermente nascosta e soprattutto è molto grande. Io qui porto con me l'altro telefono e porto in questi giorni il Mate 20 perché sto rifacendo, anzi il Pro, non il Mate 20 normale, perché sto rifacendo una semiprova per vedere come va questo telefono rispetto al Pixel 3 o ai nuovi altri smartphone con nuovi aggiornamenti. Poi vi farò una recensione di questo Mate 20, come va una riprova generale. Questo qui è lo scompartimento comunque centrale, ragazzi, molto molto ampio. Qui ci sono solo un pacchetto di fazzoletti che metto da parte, ogni tanto li porto spesso con me in più. È uno zaino molto molto capiente. Diciamo che il 30 litri si differenzia tanto dal 20 litri, non tanto per le altre tasche che abbiamo visto fino ad ora, ma per la tasca centrale. Questa tasca qui è molto molto ampia e come avete visto c'entra davvero di tutto. L'ultima tasca che volevo farvi vedere di questo zaino è quella che abbiamo più internamente, che è quella che abbiamo più attaccata alla schiena. E si tratta della parte dello scompartimento per il laptop. Porto con me il mio laptop con tutta la custodia, quindi per farvi vedere, per farvi capire quanto sia grande la tasca e come sia ben fatta. Questa qui è la custodia della Inatec e all'interno ho il mio classico MacBook Pro da 15 pollici. Diciamo che anche se avete un computer da 17 pollici non dovreste avere problemi nell'inserirlo, perché comunque è molto ampia anche questa tasca interna. Oltretutto, oltre che il brand dell'azienda qui sopra, abbiamo anche un'ulteriore divisione anche qui dentro. Lo faccio vedere, qui abbiamo un'altra tasca dove poter inserire per esempio un ebook reader. Io spesso lo porto con me al posto del tablet quando viaggio, anche il paper white nuovo che vi ho fatto vedere, ho fatto anche la recensione. Secondo me anche quello un ottimo prodotto, fantastico, secondo me anche ideale come regalo di Natale. Lo porto spesso con me e lo infilo qui dentro perché qui ho la tasca veloce, la apro velocemente, è più di facile accesso e poi non si va a schiacciare con le altre cose. Non viene neanche schiacciato dal computer perché, come vi ho fatto vedere inizialmente, tutta questa parte qui è più imbottita e quindi non va a comprimere gli oggetti che mettiamo al suo interno. E poi chiaramente qui abbiamo una tascona unica che serve per andare a contenere il laptop, davvero fatta molto molto bene. Tutto lo schienale questo qui dietro, oltre che nella parte esterna, anche internamente è leggermente rinforzato proprio per non andare a far rovinare il laptop e per non andarlo a far comprimere. Purtroppo invece questa parte, questa qui che abbiamo internamente, che dà diciamo sull'altra tasca più grande, non è assolutamente rivestita o non è rigida. Forse l'unica cosa che mi sarebbe piaciuta è che manca, ma è veramente una cavolata, è veramente un particolare. Comunque lo zaino, ragazzi, funziona alla grande. Io l'ho trovato davvero utilissimo. Se non vi serve uno zaino per la fotografia, vi serve uno zaino da viaggio, vi serve uno zaino tecnico per laptop, per tanti altri gadget, per tutti questi prodotti che porto spesso con me, ma anche per portarvi un cambio, il 30 litri secondo me è la scelta ideale. So che non è uno zaino molto compatto se non siete molto alti o comunque siete magrolini o più bassi, comunque è uno zaino abbastanza ampio, abbastanza di dimensioni generose, allora vi consiglio quindi di optare per 20 litri. Però comunque rimane un prodotto davvero ben fatto, non solo per la sua qualità dei materiali, non solo per il suo design, è molto bello, molto compatto, elegante anche, e anche per le qualità di materiali esterni ricercati come materiali, non sono i classici che troviamo su altri prodotti,
e soprattutto ha una divisione intelligentissima degli scompartimenti, che secondo me è quella lì che fa davvero la differenza. Io non amo, non apprezzo, anzi quasi devo dire che odio gli Zagni che hanno tre tasche solamente aperte senza scompartimenti, perché comunque non sappiamo poi mai dove mettere le cose. E soprattutto è poi la volta buona che ci si vanno a rovinare, perché si vanno a comprimere fra di loro, si vanno a graffiare tra di loro. Se non abbiamo tanti scompartimenti, non sono, diciamo, degli Zagni ottimi per il viaggio o soprattutto per portare questi tipi di prodotti con voi. Nella parte alta, l'ultima cosa che mi stavo scordando di farvi vedere è che abbiamo questa tracolla fatta davvero anche qui molto bene, soprattutto molto molto rinforzata, molto robusta, molto compatta, totalmente imbottita internamente, quindi si piglia benissimo e soprattutto va a scaricare lo zaino in maniera adeguata. È talmente tanto centrale che lo zaino, quando lo tiriamo su, non fa né questa cosa e né questo lavoro, perché gli zaini si vanno a sbilanciare quando li andiamo ad alzare, mentre questo qui rimane perfettamente centrale e perfettamente equilibrato. Quindi che dire, ragazzi, davvero un bellissimo prodotto. Io vi lascio il link qui sotto in descrizione, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Questo zaino è disponibile su Amazon e sullo store della Thule ad un prezzo di 230-240. Delle volte potete trovare intorno ai 220 euro la versione da 30 litri, la versione da 20 litri la possiamo trovare intorno a un prezzo tra i 180 e i 190 euro. So che non sono prezzi molto molto contenuti, però secondo me li valgono tutti se cercate un prodotto di qualità e soprattutto con una divisione interna fatta davvero molto molto bene, davvero in modo intelligente, soprattutto curato in tanti minimi dettagli, in tanti minimi particolari. Anche le zip, guardate come sono curate, anche le clippette per andare ad aprire le zip, tutte brandizzate dure e tutte in metallo. Sono piccole parti che poi faccio attenzione e ci faccio caso e che fanno poi la differenza nel prezzo e poi nell'utilizzo quotidiano del prodotto. Comunque ragazzi, io vi lascio tutti i link qui sotto come vi ho detto prima, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo zaino, fatemi sapere anche che prodotto utilizzate e che tipo di zaino vi piacciono. Se volete continuare a vedere questi tipi di zaini nelle recensioni per laptop o volete vedere qualche altro tipo di zaino più particolare rivolto, non so, al gaming o rivolto anche alla fotografia, fatemelo sapere così mi attrezzo e comincio a richiedere alle aziende qualche zaino particolare. Detto questo ragazzi, vi invito a lasciarmi un like se vi è piaciuto questo video, mi fa sempre molto piacere, mi fa capire se vi piacciono o meno questi tipi di recensioni, soprattutto le recensioni di questi prodotti. Vi invito a iscrivervi al canale di Instagram e al canale di YouTube. Mi raccomando, accendete la campanella delle notifiche qui sotto in basso, così sapete sempre quando sono stati caricati nuovi video e soprattutto nuove recensioni, perché ho tanti altri prodotti da portarvi su questo canale nei prossimi giorni, anche sotto queste feste natalizie, perché mi sono arrivati una miriade di accessori, di gadget, e soprattutto poi faremo le ulteriori confronti, le ulteriori prove fra i vari top di gamma che ho attualmente. Comunque, detto questo, noi ci vediamo alla prossima video recensione. Da NavsGadget per Giorgio, grazie a tutti ancora ragazzi e buone feste di Natale.